Bella regà, io sono Marco Feudale e sono un liutaio. Benvenuti sul mio canale YouTube Feudo Music, dove parlo di liuteria in maniera abbastanza generica. Mentre potete trovarmi anche su doceti.com, il link ve lo lascio in descrizione, dove parlo sempre di liuteria, ma in maniera molto più approfondita, ovviamente sotto compenso, perché là si tratta di lezioni private, seminari e videocorsi per preparare il cliente in maniera più appunto professionale, per prepararlo a lavorare con un liutaio. Non è un tutorial, non si parla più di tutorial, ma si parla di video, lezioni, seminari professionali. E quindi hanno ovviamente un costo, perché quello per me là diventa un lavoro. Quindi oggi rispondo ad altri commenti, e c'è un ragazzo a cui dovevo rispondere già da un po'. Lo so, ci ho messo un pochino, sì, ci ho avuto da fa. E te rispondo subito. Allora, vediamo dov'era quel. Allora, Maro MST mi dice: ciao, sono riuscito a fare un setup discreto sulla mia Telecaster, ma il quindicesimo tasto, il Si e il Mi cantino non salgono per il bending. A circa mezzo tono si stoppa. Come posso risolvere? Allora, questo è un problema molto comune. Aspetta, che più una chitarra. Allora, questo è un problema molto comune ed è dovuto di solito alla rettifica, ovvero guarda, senti che cosa succede su questo tasto. Meno male suona, no? Si stoppa perché essenzialmente uno di questi tasti uno di questi tasti è più alto dell'altro. Per esempio, in questo caso, questo tasto qui è più basso di questo. Per verificare questo, te ci devi mettere con calma con un fret rocker o con un righello e vedere effettivamente quale di questi è più alto, più basso. Ci vuole un attimo di tempo. Se ti interessa vederlo per bene, possiamo fare una lezione privata su Doceti. Non costa tanto, la prima mezz'ora è pure gratuita, quindi regà, su, cagate il cazzo. Cosa però importante è che di solito, se hai un tasto più basso e quello dopo più basso degli altri, devi rettificare tutti i tasti fino a quello. Oppure, mentre se hai un tasto più alto rispetto agli altri, basta che abbassi soltanto quello. In questo caso io ho questo tasto qui, il sesto, che è più basso rispetto al settimo. Questo lo so perché questo qui è un tasto diverso rispetto agli altri, perché questa è una chitarra fatta molto a cazzo. E il punto è che praticamente che succede? Se io cercassi di abbassare questo qui, il settimo, poi avrei lo stesso problema sull'ottavo, e viceversa se abbasso poi l'ottavo, eccetera eccetera eccetera. Quindi devo rettificarli tutti. Mentre se è un solo tasto, quello d'essere più alto, e si vede semplicemente mettendo un fret rocker, ora non ce l'ho portata di mano, sul tasto, tu metti il fret rocker sul settimo, ottavo e sesto, per esempio nel mio caso, nel tuo caso è il quindicesimo, ti ho detto che sul quindicesimo mi e si si stoppano, quindi tu metti il fret rocker su 15, 16 e 17 e vedi se il fret rocker balla. Poi puoi fare la stessa cosa su 13, 14 e 15 e vedi se continua a ballare. E in che direzione? Se in entrambi i casi il fret rocker si abbassa verso il 15, allora vuol dire che il 15 è troppo basso e quindi devi rettificare tutti quelli dopo il 15. Se invece hai per esempio il 16 troppo alto, lo vedi, perché quando tu ti metti col fret rocker sul 13, 14 e 15 il fret rocker è fermo, mentre in quell'altro caso balla, vuol dire che il 16 è troppo alto, a quel punto abbassi solo quello. In alternativa potrebbe essere una questione di radius. Essenzialmente le chitarre molto vecchie o comunque costruite con un criterio vintage hanno un radius molto piccolo, quindi una tastiera molto curva, parliamo di un 9,5, 10, queste cose qua. Un radius più piccolo fa sì che la tastiera sia più curva, quindi vuol dire che a action più basse queste corde qui toccheranno prima i tasti successivi rispetto a una tastiera più piatta. Là c'è un cazzo che puoi fare, a parte cambiare il radius della tastiera, ma lì te lo sconsiglio. E semplicemente devi alzare un pochino l'action delle corde, c'è poco da fare. Infatti
quelle chitarre di tipo vintage non erano pensate per essere diciamo settate con un'action bassissima, anche perché non c'era questa necessità di suonare estremamente veloce quando le prime sono uscite le prime. Poi chiaramente nessuno toglie, puoi modificare o meno il tuo strumento, ma là comunque si va a parlare di lavori molto complessi in alcuni casi. Marco del Vita Ninja, cioè che è Naruto, vabbè, mi dice: complimenti per i tuoi splendidi lavori, vorrei sapere secondo te quali humbucker acquistare per una resa buona sui distorti anni 90. Allora, io di base per distorti abbastanza versatili consiglio i Tone Rider Generator, che sono molto simili ai JB Jazz della Seymour Duncan, se no vai su JB Jazz della Seymour Duncan. Altrimenti sempre Tone Rider fa gli AC2, sembra che siano. Comunque vai a vedere sul sito della Tone Rider, ci sono vari modelli, loro ti fanno pure sentire sound sample. Ci sono quelli con l'Alnico 2, che mi sembra siano, diciamo, i simil slash, per modo di dire. Quelli sono ottimi per quel tipo di distorti un pochino più squillanti, diciamo, belli cattivi, ma non molto moderni, quindi non troppo medio-bassi. E dipende pure da cosa vuoi fare, dal genere, perché distorti anni 90 potrebbe essere anche banalmente, che te devo dire, un new wave. Cioè, non vuol dire... Cioè, diciamo abbastanza vago, però io ti consiglio di base la marca Tone Rider, butta un occhio ai Generator, che sono ottimi pick up, sono un sacco versatili, sebbene un po' rumorosi, se no varie altre tipologie tipo la C4 o la C2 pure, che sono al Nico 4 o al Nico 2 come pick up. Vai a vedere pure come resistenze, io come resistenze ti consiglio almeno un 13, diciamo un 12-13 sul ponte e un 7-9 sul manico. Allora, io non mi ricordo se ti ho risposto, Marco Manunta, però ti rispondo di nuovo eventualmente, perché è interessante comunque. Poi se ho già risposto e controllo i video vecchi lo taglio. Che tolleranza è accettata per una torsione del manico stile stile Stratocaster, quindi 42 mm al manico, al capotasto? Dal lato del Mi alto al Mi basso rispetto al 22° tasto. Sono riuscito a ottenere 0,2 mm, vediamo quando si assetta. Lascio o insisto a scalare, a scaldare e raddrizzare. Ah, sì. Che, ok, ho capito, perfetto. Non vorrei creare ondulazioni sulla tastiera, rigenero, rifletto, rimonto. Allora, essenzialmente lui c'ha una chitarra col manico in torsione. E lì lui ha semplicemente preso e scaldato il manico per raddrizzarlo con le morse. Io quello è un metodo che ti sconsiglio altamente, scusa, ci ho messo un botto per rispondere, fu una fracca da fa, come l'avrei potuto sapere, capire cose. E essenzialmente il problema è questo: quando tu scaldi un manico per cercare di raddrizzarlo, quello ritornerà alla posizione che aveva prima, ritornerà in torsione, non riuscirai mai a, o comunque riuscirai a raddrizzare un manico in torsione, quindi un manico che fa questa cosa, manico avvitato, manico in torsione con il calore, ma non è detto che sarà stabile. La cosa migliore è togliere tutti i tasti, rettificare la tastiera, eventualmente sostituirla se è troppo in torsione e rimettere i tasti, come ho fatto io sulla Clash. È la cosa migliore, perché qualche altri lavori non riesci, cioè se è riuscito, come dice lui è riuscito a ottenere 0,2 mm di millimetro, ok, figo, va bene, se si mantiene così, se è stabile, perfetto, fa una rettifica sui tasti, è finito, però non è detto che si manterrà così, secondo la mia esperienza non si manterrà così. La cosa migliore è prendere, togliere i tasti, rettificare la tastiera, rimettere i tasti, è la cosa migliore, è la cosa più semplice e funziona. Cioè, comunque a quel punto il manico si è già spostato, si è già mosso, si è già piegato, quindi non avrai problemi a quel punto, perché una volta rettificata di nuovo la tastiera, quella rimarrà dritta, perché il manico ormai già si è mosso, già si è stagionato. Quella probabilmente, come hai detto tu appunto, è una chitarra da battaglia, è una chitarra di pessima qualità, che chiaramente è stata soggetta, magari il legno era poco stagionato e è stato soggetto a questi movimenti. Quindi...
Raga, io direi che con questo video basta, perché poi nel prossimo voglio tenere un'altra domanda di Marco, che tra l'altro ha fatto una domanda interessantissima, voglio rispondere principalmente a quella, e ci vedremo nel prossimo video. E bella, raga, alla prossima.